Oggi presentiamo il libro scritto da Angela Trevisan, il titolo è Io non mi schiodo, Alfa Edizioni, prezzo euro 12. Prima domanda, Angela, che cosa ti ha spinto a lanciarti nella scrittura di un libro? Ma i fattori che mi hanno spinto a lanciarmi a scrivere un libro sono stati due. Innanzitutto il fatto che lo scrivere mi fa tirare fuori meglio quello che ho dentro, più che a parole, e allo stesso tempo è proprio una valvola di sfogo per me. E quindi l'ho fatto innanzitutto per me stessa, per tirare fuori quello che ho nell'animo. E il secondo fattore è che quando raccontavo a dei miei amici determinate avventure o disavventure della mia vita, loro mi dicevano: ne hai vissute talmente tante che potresti quasi scrivere un libro. Io inizialmente ho risposto loro di farsi furbi e di scriverlo loro, che non avevo niente di così particolare, no? Perché io non mi ritengo né una persona speciale, né un supereroe, né... Io mi ritengo Angela Trevisan e basta, con pregi e difetti proprio come tutte le persone di questo mondo, no? E quindi non do neanche una grande importanza alla mia disabilità, nel senso la disabilità fa parte di me, non la posso nascondere, però quello che conta è per me far emergere la mia persona con pregi e difetti proprio come tutti. Però poi pian piano, a forza di sentirmi dire dai, provaci, vedrai che verrà qualcosa di bello, ci ho voluto credere e provare. Ecco, scusa, solo una domanda brevissima. In che misura nel contenuto del tuo libro entra il fattore disabilità e come l'hai vissuta, l'hai presentata, diciamo, nel libro? Allora, io l'ho presentata in ampia misura, in larga misura, perché comunque purtroppo avendo una doppia disabilità non si può nascondere di avere delle difficoltà, no? Soprattutto il non camminare a me pesa tantissimo, cioè mi ci sono abituata e tutto, ma nel mio intimo non mi ci rassegnerò mai e non mi schioderò mai dall'idea che io vorrei tanto camminare al più presto, anche solo per le piccole azioni della vita, l'andare in bagno da sola, per dire, no? Non dipendere dagli altri, perché il dipendere dagli altri è duro, è difficile. Però comunque ho cercato, per quanto possibile, di parlarne in modo ironico, facendo dell'autoironia, perché comunque la disabilità può essere anche una risorsa, ti aiuta ad affrontare con più forza determinate situazioni, ti rende anche capace di chiedere, no? In un certo modo, di essere grato quando vivi determinate esperienze, no? E quindi... Certo. Simona, a te la parola. Angela, io ho letto il tuo libro e l'ho trovato pervaso da un ottimismo molto forte, anche quando racconti, insomma, di episodi che non sono stati per niente facili. Sì. E tu mi hai detto che l'impressione che io ho ricevuto dalla lettura delle tue pagine è stata l'impressione, in realtà, che la maggior parte, o la quasi totalità delle persone che hanno letto la tua opera ha ricavato. Sì. È stata un'intenzione, è una tua posizione, attitudine naturale? Allora, io sono fatta così, io sono un inguaribile ottimista, cioè anche adesso che mi sento sempre dire stai peggiorando, ti devi rassegnare, è normale che hai più dolore, eccetera, io dico in qualche modo la risolverò. Io proprio per carattere sono così, non sono una persona che si rassegna, che si butta giù, cioè certo, magari inizialmente quando ti trovi ad affrontare una nuova difficoltà un po' lo sconforto ti prende, credo che sia anche naturale, no? Però poi mi ritiro su, trovo sempre la forza in me per andare avanti e poi allo stesso tempo mi faceva anche piacere far vedere la disabilità in modo non così pietistico, non il disabile chiuso in casa che si lamenta, cioè anche perché io non sono così. E è stato per me un grande regalo sentirmi dire da più persone, come anche adesso da te, Simona,
che ho donato loro energia positiva. Pensate che c'è un mio amico non vedente che ha anche altre malattie, tra cui un tumore, che mi ha detto che quando va a fare le chemio lui riascolta il mio libro per trarre energia positiva. Beh, io credo che non avrei potuto ricevere una gratificazione più grande. Ecco, magari adesso leggiamo un breve brano del libro per avere un po' un quadro del contenuto. Allora, Angela ha scelto della sua opera, insomma, che dura oltre 200 pagine, due brevi brani che adesso andrò a leggere e che sono proprio centrati su questo ottimismo nel rapporto sia con un insegnante in particolare della scuola media, sia poi anche un gruppo di amici, diciamo, di ragazzi. Questa insegnante era una persona dolce e disponibile, sempre pronta a capirmi e sostenermi. Ridevamo e scherzavamo in continuazione e spesso ci confidavamo anche cose piuttosto intime e personali. Fin dal primo momento in cui ci siamo conosciute, siamo state attratte l'una dall'altra. Io mi fidavo ciecamente di lei e non dubitai mai delle sue parole e dei suoi suggerimenti. Fu proprio grazie a lei e al suo altruismo che si creò una catena di solidarietà spontanea nell'accompagnarmi in bagno prima di andare a mensa. Il lunedì era la professoressa di francese, il martedì quella di matematica e così via, anche se il più delle volte era lei, cioè l'insegnante di lettere. La cosa che mi ha sempre stupito è come facesse un corpo esile come il suo ad avere tanta forza, ma con il tempo capii che era così energica interiormente da esserlo anche fisicamente. Bene. Giungemmo alla porta del convento ormai chiusa e sprovvisti delle chiavi per entrarvi. Ma noi, da buoni amici più compatti che mai, non ci siamo affatto persi d'animo. Cominciamo a pensare alle possibili soluzioni. Un caro amico, dallo spiccato senso dell'umorismo, iniziò a chiedere in giro una sega per aprire la porta, attrezzo per lui necessario per entrare e farmi dormire al caldo. Come potrete chiaramente immaginare, a quella risposta la gente ci guardava stranita, scambiandoci per dei pazzi, ma noi non ce ne preoccupammo affatto, continuando a ridere delle risposte e agli sguardi che questi ci indirizzavano. Sì, perché ho voluto dare nel libro anche ampio spazio all'amicizia, perché l'amicizia per me è qualcosa di straordinario. L'amicizia è la più bella forma d'amore che io conosca, intendendo per amicizia quella con la maiuscola, l'amico che ti tratta alla pari, che ti parla di tutto e che ti dice anche che stai sbagliando, perché io sono fortemente persuasa del fatto che non è che perché noi siamo così non ci devono dire che stiamo sbagliando, che stiamo facendo degli errori. Il dialogo deve essere assolutamente alla pari. La mia più cara amica mi cazzia sempre, per cui voglio dire, no? E per cui questo insegnante di lettere, per esempio, in quei 3 anni delle medie, in queste mura, qui in via Nizza 151, ha fatto tanto per me, perché io sono arrivata qui che non sapevo neanche il braille. Eppure lei mi ha sempre dato tanta fiducia, dicendomi che io ce la potevo fare se mi impegnavo nel modo giusto, e questo, i risultati poi si sono visti, perché se non avessi avuto determinati insegnamenti, anche con durezza, probabilmente non avrei mai raggiunto anche questi traguardi, poi di andare all'università, cioè al liceo, poi all'università, e adesso comunque di lavorare nonostante una mia doppia disabilità e addirittura di scrivermi un libro da sola col computer, con la sintesi vocale, che tante persone, virgolette, normali, per quanto a me non piace usare questo termine perché io mi ritengo assolutamente normale come tutti, però magari non lo farebbero, non ci riuscirebbero. Ovvio che poi mi è stato corretto, mi è stato messo a posto, questo sì, indubbiamente, però la base è stata la mia, ecco. Grazie Angela. Ultimissima domanda telegrafica, chi volesse acquistare il libro dove si deve rivolgere? Deve rivolgersi a me,
perché purtroppo non è stato messo né su Amazon né in altri canali, è partito tutto un po' per scherzo, un po' per gioco. In realtà ne ho già vendute più di 500 copie, quindi il gioco è valso la candela, ma non perché io volessi venderle, ma proprio per dare un messaggio di positività. E quindi c'è una mail, ad esempio, dove si può scrivere? Sì, assolutamente, se voi la posso dare. Certo. Potete scrivere a Angela, 3 scritto in lettere, 73 scritto in numero, @gmail.com. Ok, grazie Angela, ti ringrazio di aver aderito a questo nostro invito. Io ringrazio voi per avermi invitata. E invito tutti gli ascoltatori a iscriversi al nostro canale YouTube Apri Torino, che è il canale che tratta dei problemi della vista a tutto tondo. Grazie e a presto.